Salve ragazzi, cari amici nel web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo in Indonesia, dentro il Museo Nazionale di Jakarta, un museo bellissimo dove si trovano oggetti e manufatti del posto, anche oggetti antichi e bellissimi, come ad esempio questa lunghissima canoa fatta interamente con un blocco monolitico di legno, è intarsiata, vedete, sottilissime, le sponde sottilissimo, un lavoro, è un manufatto di alto pregio, adesso è molto lunga, poi io non vi ho fatto neanche vedere dove incominciava, ecco, abbiamo diverse oggettistiche molto interessanti, un po' alla volta ve le faccio vedere uno a uno. Qui abbiamo il famosissimo carro trainato dei buoi, una riproduzione, quello lì è il carro trainato a trazione dalle persone, la classica lettiga che si usa tanto nei paesi asiatici, e l'antenato del taxi, possiamo dire. Guardate qua, qua abbiamo uno zainetto da mettere in spalla fatto interamente di paglia, piccolissimo. Già adesso le persone sono molto piccole e figuriamoci qua andando a ritroso di 100 anni, dovevano essere veramente minute. Questa è una bicicletta d'epoca, un triciclo, guarda, questo qua proprio mi piacerebbe tantissimo poterci cavalcarci sopra, andarci ed entrare con questo all'interno del Parlamento italiano. Ecco, qui abbiamo altri oggettisti, adesso io vi farò vedere giusto una panoramica molto veloce, adesso non so cos'è che a voi possa interessare, a me più o meno qua interessa tutto, poi guardiamo anche il particolare, questo qua è una bilancia enorme, molto intarsiata, è un manufatto di grandissimo pregio, visti gli intarsi, e anche qui abbiamo una bellissima catena in ferro battuto, sono tutti lavori di grandissimo pregio. E qui abbiamo una riproduzione delle palafitte, le casette tipiche dell'Indonesia. Io, se vedete i miei video, io ci sono anche stato, sono andato nel Borneo, all'interno ho girato il Borneo in moto, questi posti li ho visti, per cui non è che vedere la riproduzione della palafitta mi interessi più di tanto quando ho già visto quelle vere. Se venite in Indonesia andate a fare un giretto anche nel Borneo perché è molto interessante. Qui abbiamo una campana, ecco un po' così l'oggettistica classica. Un cannoncino, questo è il tipico e famosissimo cannolo indonesiano. Lì abbiamo queste qui sono le divise, le famose, l'uniforme dei conquistadores, penso saranno uniformi olandesi, adesso dovrei vedere, copper helmet, se c'è scritto Europa potrebbe essere portoghesi o olandesi, presumo. Adesso vediamo un po' qua, se cioè questa qui è bellissima, fatta rame battuto con dei bellissimi decori, anche qui abbiamo un abito decorato con delle pietruzze, dei vetrini, delle conchigliette, ecco un po', diciamo, sono dei manufatti d'epoca molto particolari. Ecco, guardate questo qua c'è questo macete, qui c'è un'impugnatura bellissima, adesso non so quanto si riesca a vedere in avorio, molto bello. Anche le spade, adesso guardate per esempio quella spada lì, volutamente non è dritta, è fatta leggermente a forma di biscia, molto, non so, uno stile molto particolare, anche quel coltello lì molto bello, sono molto di stile,
Ecco, qua abbiamo un fucile, ecco, questo è il fucile più grande che abbia mai visto in vita mia. Adesso non so se si riesce. Cioè, dovrei paragonarlo a qualcosa, cioè questa è la mia mano. Guardate com'è, com'è lungo sto fucile, proprio. È l'antenato del bazooka questo. Qui abbiamo del vasellame. Il vasellame in antichità veniva utilizzato come deposito alimentare in qualche posto, dei vasi tipo questo veniva usato anche per fermentare il vino, tipo in Georgia, quei posti lì. Quello lì che abbiamo visto è un vaso che serviva da tenere dentro orzo, riso, frumento. Questo è un volto che Patung Tabib Torso, non so, non saprei dire chi è, sembra un simpaticone comunque. Questo qui sicuramente sarà stato qualche pascià nell'antichità, che dalla faccia, guardate l'occhio che c'ha il bianco sotto le pupille, era mezzo pazzo, era in grado, adesso io ve lo dico dalla fisionomica, questo qui era in grado di fare, di combinare delle torture pazzesche, tagliare a pezzettini un po' alla volta le persone, delle torture inimmaginabili, faceva morire con delle sofferenze che duravano dei mesi e lui rimaneva con lo sguardo impassibile. Qui abbiamo delle sculture in pietra, questo non saprei cosa rappresenti, purtroppo, vediamo un po' se c'è scritto qualcosa, c'è scritto nelle lingue autoctone qua, vabbè, molto bello come rappresentazione. Allora sicuramente sono delle divinità, perché così evince dall'espressione molto folcloristica, sono delle divinità indù che sono al riparo in una tettoia messa sul luogo dove vi è una pianta intrecciata. Vuol dire praticamente quella pianta lì l'ha intrecciata chi? L'uomo, qualcuno ha intrecciato quella pianta e dal luogo di quella pianta è nato una comunità, qualche cosa, perché gli hanno fatto anche la tettoia, sembra un po' come il rifugio a protezione della casetta di legno di Pietro il Grande a San Pietroburgo, ecco, mi ricorda questa cosa qua. Vabbè, qui abbiamo queste cose, e, vabbè, queste qui sono oggetti, adesso vabbè, qui le metto nel museo, ma io sono andato a fare un giro al porto, queste cose qui, le bussole, queste cose qua, mezze antiche, qui si trovavano in giro tranquillamente ancora in uso, cioè le loro barche hanno bussole anche più messa peggio di questa qua. Ecco qua, il giro continua, vabbè, qui abbiamo il timone, qualche cazzatina, queste cose, ecco qua. Non so se io ve l'ho mai raccontato, io sono capitano di marina, in teoria, perché ho il diploma, l'ho preso a Rostov sul Don, e qualche volta ho guidato qualche vaporetto sul Don, sul Volga, e queste cose. Cioè, se voi salite nella cabina di comando di qualche nave russa che va lungo i fiumi, questi strumenti qui li trovate ancora, questo qui ce ne sono due nelle barche, uno tira il motore di sinistra, uno quello di destra. Adesso almeno i vaporetti che ho guidato io si funzionano ancora con quelle manovelle lì. E, ecco qua, qui abbiamo delle statue. Ho visto delle bellissime statue indù dentro, proprio in mezzo al Borneo, di pietra bellissime,
Non le ho filmate perché pensavo, ero appena arrivato in quella località, arrivando dalla Malesia, e ero convinto che fossero molto ricorrenti, allora non le ho filmate. In realtà poi dopo non ho mai visto altre statue di quella bellezza. Qui abbiamo delle targhe incise, potrebbero essere delle lapidi anche funerarie, non riusciamo a capire, non c'è scritto. Questa rappresenta sicuramente una divinità antica, vi è un volto scolpito, poi vi sono delle scritte che appena appena si intravedono. Eccoci qua. Allora, da quello che queste qui potrebbero sembrare delle lapidi funerarie, perché c'è una specie di epitafio, ma in realtà, da quello che ho capito io, sono delle pietre per le indicazioni stradali. Infatti qua abbiamo un cartello che ha tutti i nomi delle località del posto, con una traslitterazione nella lingua locale, con i caratteri locali. Per cui queste qui sono le famose, in Italia sarebbero le pietre miliari, qui non so come si chiamano. Eccoci qua. Ok ragazzi, se volete fare un giro in Indonesia, venite a Jakarta perché è un posto molto bello, e venite a fare un giro nei musei. Non fate gli ignoranti che andate in giro solamente in spiaggia, al mare, a Bali, a fare il bagno. Soprattutto visitate i luoghi di cultura, e ci sentiamo alla prossima.